lei ha detto che il coronavirus lascerà più segni nelle nostre coscienze che nei nostri corpi. Che cosa voleva dire? Ma volevo dire che il coronavirus non è certo il virus dell'influenza spagnola di cui ha parlato adesso il professore. Non è il virus dell'influenza spagnola e noi oggi abbiamo antibiotici, antivirali, vaccini che all'epoca dell'influenza spagnola, che ha fatto diciamo decine, forse centinaia di milioni di morti, non c'erano. Quindi la prima cosa che voglio dire è che questo virus è un virus che è molto meno aggressivo di tante infezioni che conosciamo e oggi abbiamo tanti strumenti per tenerla sotto controllo. Questo virus però, che è un granellino di sabbia morbido, perché i virus non sono duri, sono morbidi, sono, penso, di gelatina, me lo immagino io, un granellino morbido in un ingranaggio complicatissimo che lo ha bloccato, come un granellino di colla che ha bloccato l'ingranaggio e ha bloccato l'ingranaggio dell'economia, ha bloccato l'ingranaggio dei trasporti, cioè ha bloccato tutto, e quindi? Ma ci pone di fronte a dei grandissimi interrogativi anche etici e quindi dal rispetto della vita, dal proteggere se stessi per proteggere gli altri, dal grandissimo esercizio di solidarietà collettiva e di responsabilità collettiva che siamo chiamati a fare, fino ai diversi approcci che si stanno vedendo, cioè Boris Johnson implicitamente nel suo messaggio dice: io sono disposto a non mettere in atto delle misure di quarantena severe perché sono disposto ad avere un carico in termini di anni di vita rubati e di decessi molto, molto maggiore. Questa pone un grandissimo tema etico a tutta l'Europa e di conseguenza anche al anche a resto del noi, mondo. insomma. Severnini.